Scusate. Signore e signori, buongiorno. Prima di tutto, grazie infinite di essere venuti, di aver avuto fiducia in noi. Questa è la prima conferenza, vediamo se ne seguono delle altre. E i relatori sono io, Albino Galuppini, Pianeta X, che ho già avuto anche diversi articoli pubblicati sulla Terra piatta. E ho scritto anche il primo libro in italiano, che è Quaderni della Terra piatta. E gli altri relatori sono Dharma Bernardi, che è lei e la Facchi, che è lei di Roma, io sono bresciano, e tra un po' vedremo cosa fa lei. L'altro relatore è lui, che è Calogero Greco, che è un siciliano, anche se vive da tantissimi anni in Germania, classico immigrato italiano in Germania. E possiamo cominciare, tutto in fieri qua, quindi anche voi preparatevi. Adesso vedremo, come fatto iniziale, il video saluto di Dino Tinelli, che voi tutti conoscete, che ha registrato un video ad hoc per noi, che avete già visto in anteprima. Dopodiché lei, Dharma, farà la sua parte e poi vedrò se farò in tempo io a fare una delle mie parti sul falso sbarco sulla Luna, di cui mi occupo da 20 anni, ho scritto diversi libri, eccetera. Io mi occuperò anche della dimostrazione che i satelliti artificiali non esistono, non possono esistere. E una cosa molto nuova per l'Italia è che non solo hanno falsificato lo sbarco sulla Luna, ma anche tutti i lanci dello Space Shuttle sono falsi. E vi racconterò cosa è successo quando, in un caso, nell'86, anche se poi c'è stato un altro, lo Space Shuttle è esploso dopo 73 secondi dal lancio, e cosa ne è successo veramente agli astronauti. A mezzogiorno dovrebbe intervenire via web, cioè via internet, Santos Bonacci dall'Australia, che lui anche lui farà cosa, parlerà di Gina e di Guglielmo Marconi, dovrebbe, e sul fatto che Guglielmo Marconi, che sapete voi, è l'inventore della radio, avrebbe, una cosa nuova anche un po' per me, dimostrato che la Terra è stazionaria. Chiaramente, se la Terra è stazionaria, ne consegue che è anche piatta. Dopodiché ci sarà il pranzo a Luna, di lì, ci sono trasferiti tutti di lì, e appena finito, 14.30, bisogna vedere cosa c'è, perché Junior Dos Santos ha dato forfè di persona. Perché? Perché asserisce che gli hanno rubato i documenti tutti 2 giorni fa, e quindi lui, essendo brasiliano, residente a Torino, ha detto: non me la sento, tu vieni lo stesso, poi con la carta che ti fanno di sospensione puoi anche venire. Intanto lui ha fatto subito denuncia. Vedremo se oggi pomeriggio potremo recuperarlo via web, perché sono molto interessato, per esempio, anche personalmente, occupandomi anche a livello storico di tutte le cartine veramente antiche, in cui si vede che l'Antartide è molto più grande. Perché è molto più grande l'Antartide? Perché loro avevano mappato che le coste erano molto più grandi. Anche se poi loro la facevano rientrare l'Antartide in un globo, no? In realtà le coste dell'Antartide sono molto più estese di quello che ci fanno credere, perché girano tutto attorno. Per questo che l'hanno bloccato, chiuso, vigilato. Non possiamo andarci noi, non possiamo andarci, è tutto militarizzato. Pazzesco. Quindi dopo le 14.30 il programma sarà tutto in fieri, poi ci sarà anche lui, chiaramente, che vi parlerà. Se non avete capito bene, vi ripeterà la storia di quando è stato arrestato a Kaliningrad e del fatto che si è innamorato della poliziotta russa.
No, ma solo ma richiesta, ma anche se non lo richiedete lo farà lo stesso, quindi vi conviene richiedergli che vi racconti la storia di nuovo. E che fate? Raccontiamo solo le barche. Ma se tu la racconti tutta, anche il bigliettato del treno. Sì, ma no, della ragazza che uno E poi io vedo se fare tutto assieme o se magari voi rispetto a questi tre argomenti che potrei trattare io. Prego. Posso? Dica. Che parlava prima del Polo Nord. No, è una cosa interessante che ho valutato, cioè sono stato due volte, 2014. Storia, no? La mia è che avete messo di 8 giga con le 8 giga. Ok, facciamo parlare a Dino poi. Allora, silenzio in sala, parla Dino Tinelli. Un caro saluto a tutti e a tutte. E benvenuti a questo primo dibattito sulla forma della Terra. A singhiozzo, scusate. Che vi trovate in un bellissimo posto, questo meraviglioso, metti dentro il mio lì. Un caro saluto a tutti e a tutte e benvenuti a questo primo dibattito sulla forma della Terra. Penso che vi trovate in un bellissimo posto, questo meraviglioso resort Corte Cavalli, vicino al lago di Garda. E ringrazio tutti quanti perché, come me, ci state mettendo la propria faccia, perché è importante metterci la faccia, vuol dire che si è convinti di quello che si fa. Ovviamente io sono qui perché, come voi, desidero scardinare le menzogne che ci hanno raccontato e che continuano a raccontarci. Approfitto anche per ringraziare chi ha ideato questo primo incontro, in particolar modo ringrazio sia Albino che Calogero, ma ringrazio soprattutto chi ha saputo organizzare questo incontro, il signor Luciano, che sicuramente ringrazio apertamente e pubblicamente per questa iniziativa. Ovviamente io non è che abbia molto da dire, perché quello che ho fatto e che sto facendo è di portarvi a conoscenza attraverso le traduzioni tantissimo materiale che in maniera diversa non avreste potuto sicuramente avere a disposizione, vale a dire le traduzioni che trovate su YouTube e qualche video personale. Questo perché? Perché il fatto il fatto che ci vengano dette queste menzogne è che queste ci entrano nel cervello e oltre nel cervello poi arrivano fino all'anima, fino dentro all'anima, creando degli scombussolamenti che noi sicuramente non riusciamo a capire. Pertanto io, come voi, credo che siamo qui perché siamo alla ricerca di questa verità. E quando scopriamo questa verità, perché la verità è che la Terra non è come ce l'hanno descritta, perlomeno la superficie che conosciamo, che vogliamo e dove ci camminiamo, navighiamo, è sicuramente piatta, ma questo non devo convincere nessuno. Cosa succede quando si scopre questa cosa? Si scopre che è un po' come tornare bambini o bambine, dipende, e quando si torna bambini o si torna bambini e si scoprono delle cose nuove, è come se aprissero delle porte, dei portoni. E anche se hanno magari il portone è cingolante, però ti porta ad avere nuove scoperte, scopri e si scoprono nuovi spazi, si scoprono nuove dimensioni che prima erano inconcepibili e ci si sente anche un pochino non solo meravigliati, ma stupiti. Pertanto il fatto di trovarsi in questo modo, in questo mondo, è anche perché scoprendo questi spazi nuovi, non sono gli spazi che hanno inventato gli psicopatici che hanno preso possesso delle anime buone e gentili, ok? Questo è un pensiero mio, poi ognuno lo può condividere come vuole, perché come dicevo io non devo convincere nessuno, né non devo dimostrare nessuno, perché queste informazioni ci vengono dai vertici, però ricordate che chi sta ai vertici non l'ha fatto per uno scopo
umanitario, l'ha fatto solo per uno scopo monetario, e questa è la grande differenza. Pertanto, se siamo qui e siete qui è per amore, l'amore interiore che vuole portare e rilevare alle altre persone le scoperte che avete fatto, che abbiamo fatto, perché scoprire la verità rende liberi. Questo è vero, questa cosa è verissima. Chi scopre la verità si sente più libero. Pertanto, che cosa voglio trasmettervi? Voglio trasmettere semplicemente una cosa molto, molto semplice. I dotti spesso ci dicono: voi non riuscite a capire, andate a studiare. La verità non è questa, perché se uno è dotto deve essere anche intelligente. Se uno è intelligente è in grado, con degli esempi, di trasmettere queste conoscenze agli altri. Ai bambini, fin dalla scuola materna, si insegna il parto, si insegna il concepimento. Com'è possibile che uno, dopo che ha imparato tutta l'algebra, tutte le funzioni algebriche, non siano in grado di dire o di spiegare cos'è la relatività? È inconcepibile questa cosa, perché vuol dire che uno non sa esattamente cos'è, perché se uno sa di cosa si tratta è in grado di trasmettere questa verità. È basilare, chiunque. Pertanto si può insegnare anche alla signora massaia, che si prende sempre come esempio, ok? Vuol dire che loro non l'hanno capita, perché chi non sa insegnare vuol dire che non ha capito una mazza di quello che si è portato dentro. Perché io so spiegare tutto quello che conosco, senza presunzione, senza voler dire questo. Comunque ero qua solo per darvi il benvenuto, perché questo pensiero che voglio trasmettervi è che dobbiamo noi andare a fare le nostre ricerche sul campo e non fidarci da quello che ci viene detto da chi sta al vertice, come dicevo prima. Questo perché il mondo ormai è governato solo da delle teorie. Siamo governati da delle